Ragazzi, prima di iniziare volevo comunicarvi che c'è stato purtroppo un problema con il microfono, quindi la parte iniziale e la parte finale avranno un audio pessimo. Mi scuso ovviamente per questo, lasciate comunque un mi piace per il supporto, la parte centrale invece ha un microfono ottimale. Ehi, salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo duetto con Apple Zain. Oggi vi presenterò una nuova funzione su WhatsApp, ovvero lo sblocco e la protezione tramite Face ID, Touch ID e codice. Ma andiamo a vedere insieme come si abilita e come funziona. Allora ragazzi, sono molto stanco. In questi giorni ho preparato tantissimi video da pubblicare in questa settimana, infatti ho un sonno incredibile, ma sono qui con una nuova guida. Oggi andremo a vedere come abilitare, come utilizzare Face ID, Touch ID e codice all'interno dell'applicazione WhatsApp. Per chi non lo sapesse, proprio nella giornata di ieri, intorno alle ore 9:10 della sera, WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento su App Store per iPhone, ovviamente della sua applicazione. Questo aggiornamento cosa comporta? Aggiunge una sola funzionalità, ma una funzionalità veramente importante. L'aspettavamo da tantissimo tempo, ovvero il blocco con protezione dell'applicazione stessa. Questo blocco cosa comprende? Comprende o l'attivazione dello sblocco tramite il Face ID, tramite il Touch ID o tramite il codice. Se doveste avere un iPhone con Face ID, ovviamente una volta aperta l'applicazione WhatsApp vi chiederà subito il Face ID, quindi nessuno potrà accedere se non con il vostro volto. Se invece doveste avere un iPhone con Touch ID, stessa cosa, invece del Face ID vi verrà richiesto di sbloccare, quindi di accedere all'applicazione immediatamente tramite il Touch ID, riconoscendo la vostra impronta digitale. Qualora aveste invece un dispositivo che non supporta né il Face ID né il Touch ID, vi verrà chiesto semplicemente di utilizzare il vostro codice di sblocco iPhone. Quello che utilizzate ovviamente per sbloccare il dispositivo al primo avvio. Ma io ragazzi andrei subito a vedere come funziona. Allora ragazzi, eccoci qui, sono sul mio nuovo iPhone XR. Andremo a vedere come configurare correttamente questa nuova funzionalità e nello stesso momento andremo a vedere come appunto funziona in sé. Intanto accediamo a WhatsApp. Io ragazzi purtroppo vi oscuro, anzi purtroppo per fortuna posso oscurarvi i miei contatti. Andiamo subito su impostazioni. Tra l'altro io non capisco perché c'è questa cosa tipo che si alza, però non capisco. Vabbè, comunque è un bug incredibile. Andiamo su account, successivamente su privacy e poi nella sezione blocco schermo possiamo abilitare il Face ID, in questo caso ovviamente. Qualora invece aveste, come dicevo poc'anzi, il Touch ID, invece di Face ID risulterà la scritta Touch ID e così via. Se non avete neanche il Touch ID risulterà solo il codice. Ovviamente abilitiamo la tempistica di attivazione di questa funzione. Io ovviamente metto immediatamente perché così una volta chiusa l'applicazione e riaperta sempre e comunque verrà richiesto il Face ID o appunto il Touch ID. Potete comunque impostare dopo un minuto, dopo 15 minuti o addirittura dopo un'ora. Ma andiamo a vedere subito come funziona. Io ho chiuso ovviamente l'applicazione e intanto vi faccio vedere prima del suo funzionamento il suo non funzionamento. Però quando non ci riconosce tramite il Face ID o il Touch ID, cosa succede? Allora apriamo WhatsApp. Lui tenta di riconoscere il nostro volto, ovviamente non lo può riconoscere perché non ce n'è. Noi ovviamente proviamo di nuovo con il Face ID per una seconda volta, non ci riconoscerà. Andiamo su inserisci codice. Adesso dobbiamo inserire il codice per poter sbloccare WhatsApp. Il codice, ovviamente, come vi dicevo poc'anzi, è il codice di sblocco del nostro iPhone. Inserisco il codice ed ovviamente viene sbloccata. Ma andiamo a vedere subito come funziona con l'attivazione del Face ID. Infatti ragazzi mi sposto leggermente perché sennò non posso farvi vedere lo sblocco con Face ID, infatti lo sblocco e subito entra all'interno dell'app. Allora, c'è una cosa che volevo sottolineare, il fatto che comunque entrare ed uscire da quest'app con questa funzione è leggermente macchinoso, nel senso che ci impiega un millesimo di secondo in più, che non è fastidiosissimo, però diciamo che per chi è abituato ad utilizzare WhatsApp in maniera rapidissima come me per lavoro, eccetera, la ragazza e tanto altro, questo piccolo delay diciamo che si fa sentire, cioè notate che rimane con schermata bianca per tipo un secondo, no? E poi ovviamente ci sblocca. Onestamente a me dà parecchio fastidio, però in fattore di sicurezza è molto utile. Molti mi hanno detto anche: Mirko, ma se io ho il codice di sblocco, cioè in questo caso il Face ID riconosce il mio iPhone che si sblocca, che senso ha mettere lo sblocco anche qui? Ebbene ragazzi, potrete comunque sbloccare l'iPhone per i vostri amici, per non lo so, un vostro parente, ma non permettergli di accedere
accedere a WhatsApp. Cioè, nel senso, io sblocco l'iPhone, lo do a qualcuno e poi per accedere a WhatsApp eventualmente deve comunque avere il mio Face ID oppure il mio Touch ID oppure la mia password. Quindi diciamo che è una doppia conferma di protezione. Cioè, onestamente, io lo trovo molto ma molto utile, se non fosse appunto per questo piccolo ritardo. Ma secondo me fixeranno il problema, anche perché la prima release rilasciata e quindi nel tempo potrebbe anche subire dei cambiamenti in maniera positiva. Io ragazzi, come al solito, vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video. Come al solito arriviamo a 200 mi piace per il prossimo episodio. Iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento. Sempre qui con Mirko per AppleZain.net e ciao! Vuoi rimanere sempre aggiornato sul mondo Apple? Scarica la nostra app, la trovi qui sotto in descrizione. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad AppleZain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito AppleZain.net.